Siamo con Mercuri Stefano, Reserve Champion Limited Open Regional. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ciao, vogliamo iniziare un pochino a parlare del tuo cavallo? Sì, noi abbiamo acquistato Deja Vu Boon dalla Roll Ranch nel 2020, all'età di 2 anni. Lo abbiamo domato, addestrato e portato in gara con discreti risultati. Dimostra un grandissimo equilibrio. Nonostante la linea sia prettamente da vitelli, dimostra grande attitudine anche nel reining. E che programmi hai per il futuro? Ci stiamo preparando per il Futurity di Working Cowhorse a Travagliato, prima settimana di novembre. E comunque parteciperemo anche al derby dell'Adriatico, adesso in programma in questa arena a luglio. E andiamo avanti. Sempre rimanendo sul discorso del tuo cavallo, quali sono magari i pregi e i difetti proprio a livello caratteriale, soprattutto per il fatto che dicevi che comunque si era nato inizialmente per la linea dei vitelli, e come diciamo lo stai lavorando per poterne migliorare i difetti? Il suo più grande pregio è comunque l'equilibrio mentale, si dimostra lo stesso sia a casa che fuori, che è una grandissima qualità per un cavallo da gara. A casa massimo 2-3 volte a settimana riusciamo a fare un lavoro sempre tranquillo e alterniamo un po' il lavoro in piano con un po' di lavoro con i vitelli e portiamo avanti entrambe le discipline. E da un punto di vista agonistico e organizzativo, come ritieni l'evento a cui hai partecipato? L'ho trovato molto stimolante, soprattutto per il gran numero di partecipanti e per il livello dei cavalli in gara. E mi trovo molto bene con gli organizzatori, soprattutto anche col proprietario del centro, e verrò volentieri anche alla prossima tappa. E l'idea di mettere in palio un biglietto per gli USA come? È stata una bellissima iniziativa che tra l'altro neanche ci aspettavamo ed è molto stimolante. È un grande valore aggiunto. E invece il programma agonistico 2023 dell'ARAM, cosa ne pensi? Penso che probabilmente siano stati i primi nuovi organizzatori a puntare così tanto in eventi NRCA e che possono attirare molte più persone di quelle che c'erano gli altri anni. Grazie mille Stefano. Grazie a voi. Grazie mille. Alla prossima. E complimenti ancora. Arrivederci.